siete voi abituati a vederlo così il mondo, lì il problema dovete cambiare. Questa non è la vera immagine del mondo, il mondo così dovete vederlo. Tutto è sud, tutto è nord, tutto qua. Qui. Con una nota margine, ma veramente a margine, che i personaggi come Beppe Grillo ci hanno citato, e non so a quale scopo, io l'ho già fatto, ma lo ringrazio per la pubblicità non richiesta che ci ha fatto. Non sappiamo più dove siamo, ma per me la terra è uguale, se il tonto è piatto. E poi dopo la storia dei dinosauri ci hanno inventato, la storia, cosa ancora hanno inventato, però roba da pazzi. I dinosauri sono tutti quando venuti fuori, non so che anno, 1900, Hollywood le ha fatte, tutta roba di Hollywood, è chiaro, no? E noi ci crediamo, perché la televisione anche propaga al massimo il cinema e Jurassic Park. La base del terrafiattismo è la osservazione personale, capito? Personale, e si chiama astronomia zetetica. Questa qua è un'altra immagine di questo J. Tolan, si vede a 660 miglia, che sono 1000 chilometri, anche in questo caso. Se questa immagine è vera, rispetto al calcolo di curvatura questo, la Terra deve essere piatta avanti. Mi baso su quello che, che hanno detto gli studiosi prima di me. Mi basta, bene, mi fido. Perché loro mi hanno convinto, lei no. Okay. Quindi è questo il discorso. Non io ho ascoltato la sua dimostrazione. Come vedete fa delle domande tendenziose. Questo è il lavoro dei troll. Guardatelo bene in faccia. Ok? Guarda che lo fate il troll. Bravo troll. Gli stessi, a volte passa due anni, cambia anche la forma, ma poi dicono che sia a forma di pera addirittura. Ah, è a forma di pera, allora non è... I terraperisti questi sono. No, e ci sono pure quelle che dicono, e voi anche ci credete alla fine, no?